Ciao, tu chi sei? Da dove vieni? Ciao, sono Marjan. Ho 10 anni e vivo in Iran. A scuola mi hanno obbligato a mettere il velo e mi hanno separato dai miei amichetti. Da sempre seguo molto la politica, grazie a mamma e papà, che scendono spesso in piazza a manifestare. Vorrei andarci anche io, ma non mi lasciano ancora partecipare, perché dicono che sono troppo piccola. L'unica persona che mi consola è Dio. Stai tranquilla, luce celeste, andrà tutto bene. Lo sai che è appena iniziata la guerra? Mio zio è stato finalmente liberato. Perché? Dov'era? In prigione era un oppositore politico. È venuto a casa nostra e mi ha raccontato la storia della sua vita. Per me è un eroe, la mia figura di riferimento. Oh, wow. E cosa ne pensi tu di questa situazione? Io amo molto il mio paese, ma tutta questa faccenda non mi piace per niente. Non capisco perché noi femmine dobbiamo portare questo fastidiosissimo velo. Perché nessuno può esprimere la propria opinione o per quale ragione chi ha il potere possa pensare che sia una buona idea bombardare le nostre case. Ehi Marjan, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Che è successo? Ehi, sono dovuta scappare dall'Iran. Non puoi capire cosa è successo. Cos'è successo? Ora non posso dirtelo, però se vuoi saperlo, l'ho scritto nel mio libro, Persepolis.